Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questo nuovo svuota la spesa di Lidl. Per tutto quello che vedrai ho speso 33,44 euro, le offerte termineranno domenica 24 settembre. Inizio subito molto velocemente con le gallette di riso e il latte di riso, sono prodotti che ti faccio vedere quasi sempre ultimamente, quindi gallette di riso 85 centesimi e sono 130 grammi e la bevanda di riso 1,19 euro un litro, ne ho presa una e una. In offerta a 99 centesimi, le ho pagate 51 centesimi, 52 col sacchetto, le banane. Sono appena arrivato da fare la spesa, quindi sono ancora nel sacchettino. Comunque sono a un buon punto, diciamo. Sono ancora un pochino verdi, ma iniziano a essere quasi pronte. Di verdura ho preso la zucca butternut, sì c'è la sorellina là, però è sempre meglio far scorta perché è buonissima. L'ho pagata 1,49 euro al chilo e questa qua per esattezza è costata 2,43 euro. Se ti interessa, la prossima settimana con la Lidl Plus la pagherai 99 centesimi al chilo. L'aglio, che non c'è il nome, aglio bianco, questo qua 1,19 euro, sono 200 grammi le teste di aglio, ci sono di un po' tutte le misure. A 95 centesimi i fiocchi d'avena, 8,49 il quarto posteriore di pollo da 2,450 kg. I fior di integrale, che anche questi mi vedi sovente, ma sono in offerta questa settimana a 1,49 euro 700 grammi. E li consiglio anche per fare qualche dolce, basta solo tipo bagnarli leggermente con latte, latte cioccolato o caffè volendo, poi ci metti qualche crema, pasticcera o qualche altra crema, puoi metterci anche la Nutella volendo, ma ti consiglio qualcosa di un pochino più fresco, quindi crema pasticcera, una crema al mascarpone, volendo anche una crema allo yogurt, non ho mai provato, e puoi fare dei dolci buonissimi, li metti nel bicchiere a strati, stupendo, se no il biscotto solo come base, un po' di crema sopra, muah. In offerta, però mi sembrava che fosse più bassa l'offerta, ma ho visto solo il cartello arancione e ho fatto che prenderli perché comunque li trovo, cioè sono buoni, allora non sono buoni come ingredienti, ma sono buoni perché comunque sono pieni di cioccolato questi croissant qua, e sono proprio da praticamente da punta a punta, sono pieni di cioccolato. 2,29 euro, sono 500 grammi, ti danno 10 croissant. Sempre in offerta questa settimana, anzi questo weekend qua solo, a 1,39 euro 200 grammi di mandorle. Queste qua sono quelle già sgusciate ma ancora con la pellicina, perché come sai io prendo sempre quelle con la pellicina. Mi sembra che al chilo costino 6,95 euro, quindi mi sembra un ottimo prezzo. Sempre a 1,39 euro ho preso questo pepe nero classico con già il macinino, e come già ti avevo detto la cosa bella è che quando lo spacchetti volendo puoi togliere anche questa pellicola qua, quindi ti rimane solo il barattolino in vetro col suo macinino e il coperchio, quindi lo puoi tenere anche per dire su qualche ripiano esterno, qualche mensola o sul top della cucina. Come hai visto in immagine di copertina, ho preso la crema di pistacchio che non ho guardato con l'app se è buono o no, ma dovrebbe essere, diciamo che di solito tutte le creme al pistacchio mi dice che sono un po' troppo ricche di zuccheri, di grassi, però non contengono cose tanto dannose alla salute, ovviamente bisogna mangiarle nel giusto quantitativo. Diciamo che per me 190 grammi sono un monoporzione, però cerco di farmelo durare. È la prima volta che prendo questa dell'Italiamo, però ultimamente ho una voglia matta di crema al pistacchio, cioè sta quasi per battere la Nutella. Difatti, come vedi, non sto più comprando Nutella, ma ogni tanto compro questa. La Nutella non la compro perché frullo le nocciole con zucchero di canna e cacao e mi faccio io tipo la crema. Ho acquistato, che sono in offerta con la Lidl Plus a 3,99 euro, 7 paia di calze nere e 7 paia di calze di vario colore. Sono prevalentemente blu, azzurre, grigie, grigio scuro e bianche. Sì,
sono questi colori qua, a 3,99 euro. Prezzo pieno sono 4,99 euro, che è comunque conveniente per 7 paia. Quindi 3,99 euro, non 3,99 euro tutte e due. Volendo ci sono anche da donna. Mi sembra anche da donna che ci sono tutte nere o colorate, però dei colori un pochino più sul rosa, così. Le volevo prendere a mia mamma, ma non c'era più la taglia. E volevo prendere per me i boxer da uomo, perché sempre con la Lidl Plus sono in offerta, non mi ricordo il prezzo, comunque il pacco da 3, mi sembra, credo di sì, ma non c'era neanche l'ombra, sono svanite nel nulla, e penso che fossero in offerta solo da giovedì a domenica, non ricordo, però non c'era più. Per finire ho preso i sacchi dei rifiuti, questi qua, sono 40 sacchetti da 30 litri, quindi diciamo i classici, solo col cordino sotto. Li ho pagati 1,29 euro, mi sembrava che il tagliandino dicesse 1,39 euro, però in cassa è passato 1,29 euro, meglio così. Direi che per questo video è tutto, se ti è piaciuto lasciami un mi piace, se hai qualche consiglio o suggerimento lasciami un commento, se sei ancora iscritto o iscritta lasciami un saluto che ti do il benvenuto, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di qua e attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video, bye!